Un cordiale saluto di bentornato a Elio Lannutti, presidente nazionale di Adusbef, giornalista, già senatore della Repubblica. Naturalmente parleremo di banche, non è una trasmissione monotematica, non vogliamo essere, come si dice, ripetitivi, ma tutto nasce dal ruolo che le banche e la finanza internazionale stanno realizzando nel mondo. Oggi tutti si accorgono di essere più poveri di prima. La finanza, il turbocapitalismo sta distruggendo intere economie del mondo e dove non erano riusciti gli eserciti riesce la moneta. Questo gioco perverso. Due dei libri che portiamo sempre nella cassetta degli attrezzi sono quello di La collana consapevole di Arianna Editrice, Elio Lannutti, La Repubblica delle Banche, con prefazione di Beppe Grillo, Fatti e misfatti del sistema bancario con il concorso del controllore. E poi quello che è diventato un cult, un must, è La Banda d'Italia, la prima vera inchiesta su Banca Italia, la super casta di intoccabili che governa i nostri soldi. Elio Lannutti, con postfazione di Luca Ciarrocca, per i tipi di Chiare Lettere. Rapidamente, una serie di temi che affronteremo e sono quelli, hanno battuto adesso le agenzie, la Banca Popolare di Vicenza, associazione a delinquere. Marchini e i fondi offshore, l'accusa di Banca Italia. La paura congela i prezzi, avete sentito le agenzie Adue e Federconsumatori. Le previsioni del prodotto interno lordo sono sbagliate totalmente. L'industria è ferma. Prestito ipotecario vitalizio, un altro modo per espropriare gli eredi della fatica dei genitori. Dopo 7 rate è arrivata in Parlamento e se i consumatori non ne facevano battaglia, nessuno ne sapeva. Dopo 7 rate non pagate, le banche vi possono espropriare della casa o di altre attività vostre. Le multe pagate online nel termine della scadenza non sono pagate perché il governo dice il denaro mi arriva dopo 48 ore, 72 ore, quindi è come se tu quella multa non l'avessi pagata. Siamo alla follia. Il governo Berlusconi, le 3i, il governo Renzi dice che è tutto informatizzato, che lui è l'uomo del futuro, ebbene. Se tu paghi nel termine previsto, ma paghi online, non vieni riconosciuto. Ancora sui pensionati, la questione della variabilità, ma soprattutto la notizia che viene celata. Tutti coloro i quali non sono passati con Team Telecom all'ADSL, a internet, che vogliono usare il telefono come si usava tanti anni fa, solo per avere un punto di contatto, di controllo con il mondo, ebbene, questa loro bolletta verrà aumentata del 50%, o meglio del 100%, da 10 a 20 centesimi scatto alla riscossa. Mesi fa, Adusbef, Federconsumatori, noi le facciamo trasmissione per prego la regia e Sereni in questo caso di riprendere quell'intervista e mandarla in onda, Frankenstein era il TTIP. Oggi non ne parlano, ma nessuno sa ancora cosa c'è in quei documenti. E il modello Frankenstein va avanti, ma soprattutto c'è anche la vicenda della Cina. Se si dovesse aprire quel mercato via i dazi, 5 milioni di lavoratori europei disoccupati nei prossimi anni. E la Cina oggi ha già lanciato un avvertimento: siccome io devo riconvertire tutte le mie industrie, prevedo un taglio dei lavoratori di 2 milioni, 1 milione e 8 milioni di lavoratori, perché via il carbone sia il gas, in questo caso dell'amico Putin. Quindi scenari completamente diversi e naturalmente della Grecia, della quale si parlava a pro e a sproposito, oggi non ne parla più nessuno e la Grecia è diventata
quella nazione che non vuole gli immigrati. Qui siamo proprio alla trasformazione della verità, alla coartazione dei popoli, perché naturalmente le banche e la finanza la vogliono sempre fare da padrone, portando via tutto, anche l'ultimo centesimo. Chiudo dicendo: vi hanno fatto credere che il vostro denaro in banca deve pagare le banche, così anche voi vi sentite dei grandi industriali, dei grandi possessori di capitale. Vi stanno portando via l'aria e non ve ne accorgete. Direttore, presidente Elio Lannutti, a lei la parola. Iniziamo. Da dove comincia? Da dove vogliamo cominciare? Dalla notizia d'agenzia della Banca Popolare di Vicenza, perché in questo libro la Banca d'Italia, prima lei ha denunciato le soperchierie di questo istituto di credito. E abbiamo l'altro tema che non vogliamo sottacere, ma terremo alla fine: la Banca d'Italia sa che ci sono milioni di euro di derivati che hanno dato alla signora Maria di Voghera, che hanno dato al pensionato di 80 anni, che hanno desertificato intere vite. E c'è il suo amico, il vicepresidente dell'ABI, che dice: ma noi non abbiamo nessuna colpa, perché il governo ha fatto una legge retroattiva. Ma scendete in piazza, prendete i forconi e inforcate il governo e chi ha firmato quella legge. Quelle norme erano state votate all'insaputa della Banca d'Italia, del governo, di Renzi. Beh, diciamo che ecco, i nodi vengono al pettine, perché questo è il periodo dove le vite non hanno valore, le monete prevalgono sulle vite in tutti i settori. Noi denunciammo Zonin, la Banca Popolare di Vicenza, il 18 marzo 2008, lo racconto anche nel libro. Siamo dovuti andare in Cassazione per affermare le nostre ragioni, Corte di Cassazione. Abbiamo continuato gli esposti, intanto Zonin ha dismesso i propri beni, quindi se qualcuno volesse fare un'azione di rivalsa non trova quasi più niente, perché il sistema Vicenza coinvolgeva tutti, coinvolgeva la Banca d'Italia, probabilmente la magistratura che non ha visto, probabilmente altre forze dell'ordine, gli industriali, la Banca d'Italia che utilizzava le porte girevoli, la Consob che Vegas ha fatto multe a tutto il Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di 86-87 mila euro nascoste, mentre a un ragazzo che denunciò una roba minore gli hanno fatto non solo la multa, ma lo hanno processata penalmente. E questa, contro questo modo di essere, contro questa Italia, questo sistema alla rovescia, dove le persone per bene vengono perseguitate e i faccendieri vengono premiati, bisogna battersi, ma bisogna battersi anche contro l'informazione. Purtroppo abbiamo un'informazione che usiamo quel suo aforisma: i giornalisti economici sono economici perché costano poco. Costano molto poco, molto poco. Sono arruolati, embedded, e non bisogna trattare le notizie che fanno aprire gli occhi. Cioè, questo è il paese dove non ci si può formare una coscienza con l'informazione ufficiale, ci si forma la coscienza in rete, e questo è un pericolo, perché la rete, internet, è piena di insidie. Esatto. Ha grandi libertà, ma anche grandi insidie e anche manipolazioni, forse manipolazioni peggiori della carta stampata, e questa però è responsabilità di chi non vuole vedere i dati. Io non ce l'ho con questo governo uscito dalla ruota della fortuna, però i dati. Noi abbiamo festeggiato, non noi, ma il Presidente del Consiglio Renzi, il governo hanno festeggiato 2 anni.
due anni di governo che noi non abbiamo festeggiato. I due anni del governo Renzi. Del governo Renzi. Il governo che ha usurpato il posto, mercé quel il peggiore presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ancora in queste ore si è fatto mallevadore. Beh, insomma, noi abbiamo pubblicato dei dati, sono questi, allora li leggo. Allora, la congiuntura internazionale è favorevolissima, è stata favorevole a Renzi. Il Brent, la materia prima, nel 2015 la media del barile $54, era $100 nel 2014, 107 nel 2013. Cambio euro-dollaro, un altro indicatore, diminuito a 1,10. Quando Renzi ha preso il potere, usurpato il potere di Letta nipote, Enrico, stava a 1,38,13. Lo spread decennale con i Bund tedeschi, stiamo attorno a 134 punti, era 194 punti. Nel febbraio 2015 era addirittura sceso sotto i 100 punti. Debito pubblico, cioè questi sono i dati. 2107 miliardi nel febbraio 2014, 2015 chiude con una crescita di 33 miliardi e 800 milioni, arriva a 2169 miliardi più 63 miliardi con un gravame di 36.400 euro su ognuno di 59 milioni di abitanti. Insomma, per dire, la pressione fiscale, questi dicono che il fisco diminuisce, invece la pressione fiscale, questi sono i dati tributari, le entrate sono state 433.483 milioni di euro, ossia 433 miliardi, più 6,4% rispetto al 2014. Il documento, il DEF, nella nota d'aggiornamento, le tasse sono cresciute di 3 decimali, dal 43,4 al 43,7 e cresceranno ancora. La crescita, il PIL, avevano detto che allentando le garanzie, l'articolo 18, ci sarebbe stato chissà quali... Oggi direttore su quel Rai News 24 che Freccero ha detto, forse lo dobbiamo chiudere perché con tutti i colleghi che ci lavorano, i tecnici, non fa ascolti, faceva passare quel famoso crolli, il serpentone, grande vittoria del Job Act, ma insomma, voglio dire, ma qui siamo proprio al rovesciamento della vita. Questo, allora, ci sono anche i dati, poi ci vengo. Comunque, 0,7, ma non è neanche lo 0,7, siamo in deflazione, ossia la gente non si fida, non compra. Lavoro ed occupazione, eurozona, quindi tutti i paesi. La disoccupazione scende al 10,4% a dicembre 2015, quella giovanile al 22%. In Italia, sempre dicembre 2015, aumenta 11,4%. Quella giovanile 37,9%. I dati, il miglioramento del mercato del lavoro con la crescita di circa 600.000 assunzioni a tempo indeterminato in più nell'intero 2015 non è frutto del Jobs Act, è frutto degli incentivi fiscali tra 12 e 14 miliardi di euro. Quando questi incentivi cesseranno, la gente tornerà a casa, i padroni licenzieranno, hanno sfruttato lo Stato e rimetteranno in mezzo a una strada tante famiglie. Questo è un paese che non solo non cresce, ma che non dà la speranza. Lo dico sempre, in America formare un giovane, un laureato, da 340, a seconda delle università, è $180.000 per la laurea. Da noi formiamo i giovani e li mandiamo all'estero a cercare fortuna. Ma che paese è questo? Un paese che ruba il futuro ai propri figli, ai giovani, ai talenti, a quelli che potrebbero dare un contributo per questo paese, per farlo crescere, per migliorare,
per essere meno corrotto, per essere meno, diciamo, nemico dei cittadini. Ecco, questi sono i dati, il bilancio del governo Renzi. Ma a questo ci vogliamo aggiungere i fatti che sono sotto gli occhi adesso, di tutti. Ci arriviamo adesso all'esproprio delle banche. All'esproprio delle banche. No, direttore e presidente, aumenta il debito pubblico e il presidente del Consiglio si prende l'Air Force Renzi, che ci costa 40.000 euro al giorno, mentre Prodi, il tanto vituperato, aveva tagliato le spese e anche Monti aveva mantenuto quel trend. Ecco, il rottamatore non rottama ma spende. E c'è Marcello Barison, il filosofo dell'Università di Chicago, dice: ci stanno prendendo in giro perché quei 15 milioni di euro, e solo grazie all'inchiesta dei giornalisti che sono venuti fuori dati, avrebbero potuto darlo alla ricerca. Questo è l'ennesimo schiaffo ai poveri e chi ha costretto ad emigrare. Ecco, questa domanda perché mi sono riallacciato al suo tema dell'immigrazione. Ma anche qui la stampa nazionale, pubblica e privata, e i grandi network televisivi non ne parlano di questa tragedia. Ma passiamo all'altro tema importante: banche, ora gli espropri facili. Anche la parte dei democratici cosiddetti di sinistra si ribella, ma io credo che, voglio dire, questa sinistra faccia il gioco del padrone. Posso? Però raccontiamo cosa, allora, sta accadendo. Intanto una battuta: la sinistra, questa sinistra non ha più speranza, ha privato di qualsiasi speranza, non ci crede più nessuno a questa sinistra. E se è arrivato al potere un signore uscito da Mike Bongiorno, dalla ruota della fortuna, lo si deve anche alla viltà di una certa sinistra, che le battaglie non le ha volute fare, né in Parlamento né nel Paese. La ditta, ma quale ditta? Qui ogni valore viene calpestato, la Costituzione viene messa sotto i piedi. Facciamo una riforma della Costituzione con questo Italicum per dare agli indagati, quelli, noi sappiamo che le regioni sono, diciamo, piene di indagati, piene di, anche di condannati, ogni giorno escono gli scandali, e però con l'abolizione del Senato gli diamo l'immunità parlamentare, facciamo il dopolavoro senatorio. Con l'abolizione del Senato, con l'abolizione del voto, i cittadini vengono espropriati del voto, come con le province, espropriati dal voto. E ci mettiamo questi signori, questi sindaci, questi presidenti della regione, qualche consigliere comunale, magari qualcuno della Lega Lombarda, abbiamo visto, che addirittura speculavano sulle dentiere, sui vecchi. Quindi, ecco, bisogna che questa sinistra, se vuole essere credibile, cominci a fare le lotte vere, le battaglie, cominci, perché quegli ideali sono stati calpestati. Questa è diventata la sinistra bancaria e finanziaria, non la sinistra. Quella dei Lothar! Non la sinistra, quella che difendeva. Però adesso, poi ci ritorniamo, ma no, adesso abbiamo questi due temi. I derivati che hanno... Subordinati, esatto. Sono titoli subordinati, sono bond bancari. E poi l'esproprio degli appartamenti, andiamo per ordine. Allora, partiamo dalla questione che voi avete rilanciato: pignoramenti facili, chiamere in rivolta contro il governo, ma non vedo la folla che si ribella. Che sta accadendo, Presidente Lannutti? Non ci sono folle. Oggi non l'hanno fatta parlare in una trasmissione televisiva, lo so. Parliamone qua. Non ci sono folle perché la gente è addormentata, cloroformizzata. Noi abbiamo fatto 5-6 presidi, piccole manifestazioni contro, diciamo, questo decreto salvabanche che ha espropriato, e poi ci ritorniamo, 130.000 famiglie dall'oggi al domani. Poi facciamo vedere una pistola fumante, un documento
che inchioda la Banca d'Italia alle proprie responsabilità, la Banca d'Italia e la Consob sapevano e non hanno fatto nulla. Ne parliamo dopo, ma parliamo adesso di questo esproprio delle case. Esatto. Allora, noi intanto abbiamo due argomenti. Uno è il prestito vitalizio ipotecario. Spieghiamo, prestito vitalizio ipotecario. Poi scrivi anche il titolo quando la mandate in onda. Cioè, che significa? Significa che nel mondo dorato, come dice Bauman, delle vite a credito, le banche cercano nuove terre vergini da coltivare. Quali sono queste terre vergini? Il patrimonio immobiliare, le case, valutate qualcosa come 4.500 miliardi di euro. Allora, che cosa hanno fatto? Tre volte il prodotto interno. Allora, che cosa hanno fatto? Che cosa hanno fatto? Questa è una legge in esecuzione dei desiderata dell'ABI. Hanno permesso che chi ha una casa, che gli è costata, può chiedere per far fronte a delle spese, a degli imprevisti, eccetera, può chiedere una percentuale, cioè la casa come bancomat. Allora tu devi consumare in questa società dei consumi, non ce la fai con le carte di credito, allora devi continuare ad essere un meccanismo, un granellino per far marciare questa società capitalistica, marcia. Allora io ti do dal 25, dal 20 fino al 50% a seconda dell'età del valore, te l'anticipo, del valore della tua abitazione. Mettiamo che ti do il 20%, hai più di 60 anni, fai questa domanda, e però anatocismo, interessi sugli interessi. Leggo alcuni dati. I tassi di interesse sono superiori a quelli dei mutui. Allora, facendo un'ipotesi di un TAEG, tasso annuo effettivo globale, del 7,5%, perché gli spread sono superiori a 5 punti per il prestito vitalizio ipotecario. Allora, il primo anno, quindi la ricapitalizzazione, queste 7.500 euro di interessi, 100.000, 7,5%, il secondo anno, quindi ricapitalizzati, viene calcolato sul montante di 100.000 euro e diventano 107.500. Insomma, sapete qual è la morale? Che dopo 14 anni questi 100.000 euro diventano 275.000 euro. Dopo 20 anni bisogna restituire 425.000 euro. Questa è una norma fatta dalla sinistra finanziaria, da deputati della sinistra finanziaria, questo PIV, prestito ipotecario vitalizio, quindi per sottrarre le case agli eredi, pure perché chi riesce a pagare tutti questi soldi? Quali eredi? E poi dopo un anno la banca diventa proprietaria della casa, non bisogna passare più per le procedure esecutive, se ne appropria la banca, e le banche stanno facendo le società immobiliari. Ci avevano provato con i notai sotto i 100.000 euro che volevano evitare la scrittura notarile, adesso stanno continuando. Noi abbiamo fatto una grande battaglia contro quel decreto, siamo riusciti a spuntarla, adesso stanno ritornando, diciamo, alla carica le società immobiliari, come con l'abrogazione del cosiddetto patto commissorio. Che cos'è il patto commissorio? È regolata da un articolo del codice civile ed è un attenuante contrattuale allo strapotere del contraente forte, esatto, col contraente debole. Ma il cittadino è in grado di imporre il proprio contratto di mutuo, il proprio contratto di assicurazione? Sono contratti standard, prendere o lasciare. Allora l'attenuazione di questo strapotere contrattuale di questi contraenti forti è l'articolo, diciamo, del codice civile, che era il patto
atto commissorio, articolo 2744 del Codice Civile. Questi, la signora ministro Boschi, in Boschi, lo dica forte, Boschi, con diciamo il pretesto di recepire una direttiva europea, la 2014-17, che questa direttiva doveva aumentare le tutele ai consumatori, invece le diminuisce. Cioè, se non si sono pagate 7 rate anche di un mutuo, di un finanziamento, anche non consecutive, cioè io mi voglio fare una casa, vado a una banca, mi dà il mutuo, c'è un'ipoteca su questa mia abitazione, io poi perdo il lavoro, c'ho una disgrazia. Il credito dovrebbe avere una funzione sociale, lo dice anche l'articolo 47 della Costituzione, un pilastro di un paese come l'Italia, la funzione creditizia, il risparmio. E invece di aiutarmi, perché ho perso il lavoro, io non riesco a pagare 7 rate mensili, anche non consecutive, adesso per espropriarmi la casa tu devi andare davanti a un tribunale, mi devi fare un'azione esecutiva, e poi si vede chi ha torto e chi ha ragione. Adesso non c'è più. Se passa questa norma, se passa la norma Boschi, la gente si troverà le case espropriate, le banche si prenderanno le case dopo 7 rate non pagate e quindi le metteranno nelle loro agenzie immobiliari e bancarie con un aggravante. E l'aggravante è scritto nel decreto sul credito cooperativo. La garanzia sulle cartolarizzazioni delle sofferenze significa che mentre oggi, se io devo comprare una casa all'asta, devo pagare una tassazione del 9%, non pago più nulla. Altri regali alle banche. Questo è un governo che fa il buttafuori della povera gente per conto delle banche, il butta fuori, toglie la casa ai vecchi, toglie la casa ai deboli, toglie la casa a chi non può pagare 7 rate. Questo è il governo Renzi. Sofferenze della Banca d'Italia. Le sofferenze pure quelle, insomma, abbiamo fatto sta bad bank, abbiamo fatto il bail-in. E ritornando a questo esproprio criminale del risparmio, il 15 maggio 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato una direttiva, la 2014-59, eccolo qua, pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica. Questa è la risoluzione, esatto. La risoluzione, nel senso che il bail-in, se una banca fallisce, paghiamo noi, rispettivamente azionisti, obbligazionisti, depositanti superiori a 100.000 euro. Allora, attenzione alle date, 2014, il 22 novembre, domenica, pomeriggio, in mezz'ora il governo ha eseguito anticipatamente questo bail-in, questo esproprio criminale, buttando in mezzo a una strada 130.000 famiglie di Banca Marche, Banca Etruria della signora Boschi papà e fratello, Cassa di Risparmio di Chieti e Cari Ferrara, banche commissariate dalla Banca d'Italia. Quindi la Banca d'Italia sapeva che cosa c'erano dentro quelle banche. Allora, avevano sempre detto che i bond bancari, quindi le obbligazioni, erano più sicure dei titoli di Stato. Lo diceva il sito Pattigliari dell'ABI, attenzione, i titoli di Stato sono a rischio, i bond bancari non sono a rischio, sono sicuri. Molta gente ha venduto, anche se rendevano di più i titoli di Stato, e ha comprato le obbligazioni bancarie. Questo è un documento che in un tribunale internazionale per crimini economici vedrebbe condannata immediatamente. Questa si chiama pistola fumante. Che cos'è? Attenzione alle date. Abbiamo visto maggio 2014, si sapeva che ci sarebbe stata la direttiva sul bail-in, si sapeva che coloro che erano possessori di bond subordinati sarebbero stati espropriati. Allora, questo è un riservato della Banca d'Italia, tutti questi uffici,
30 dicembre 2014 a noi ci è arrivato per lettera, appunto per il direttorio, titoli di debito subordinate messe dalle banche, consistenze e tipologie di sottoscrittori. Chi sono? Allora, su 623 miliardi di bond bancari, i subordinati, ossia quelli soggetti all'esproprio, erano l'11%, ossia 67 miliardi. Chi sono i detentori di queste 67 miliardi? Vediamo le banche, Unicredit, Intesa, tutte le grandi banche hanno una parte di queste obbligazioni subordinate. Chi sono i detentori però? E andiamo a vedere che i fondi, quelli che valutano la rischiosità, se questi erano titoli buoni, a basso rischio ed alto rendimento, questi ce l'avrebbero avuto. Su 67 miliardi i fondi detenevano solo il 3,3%, le imprese il 3%, settori istituzionali tra i quali intermediari finanziari 4,7%, famiglie italiane 46,1%. Significa che su 67 miliardi le famiglie italiane avevano 32 miliardi di obbligazioni subordinate soggette all'esproprio criminale del risparmio, e la Banca d'Italia sapeva questo, non ha fatto nulla, la Consob sapeva questo, non hanno fatto nulla. Quindi questo è un documento che è la prova provata di un atto criminale a danno delle famiglie per salvare le banche. Noi abbiamo fatto un'ulteriore risposta alla Procura della Repubblica. Cari magistrati, la legge deve essere uguale per tutti. Finora è stata un po' più uguale per i banchieri, che sono ancora troppo a piede libero, per le autorità vigilanti, che sono ancora troppo a piede libero. La legge deve essere uguale per tutti. Quindi, quando voi avete ricevuto questi dati, io ritengo che in un paese normale ci sia l'obbligo di aprire un'indagine e andare a vedere chi sono stati i signori della signori e signorotte della Banca d'Italia, che sapevano che la gente sarebbe stata espropriata del loro sudore e del loro sacrificio. Noi aspettiamo, confidiamo che qualche procuratore della Repubblica ci vorrà vedere più chiaro, perché non ci sono più gli intoccabili. La Banca d'Italia deve essere indagata e deve pagare per questi si chiamano crimini finanziari. Questa è la parola, cioè criminale sapere. Le dico anche un'altra cosa. In altri paesi, come il Portogallo, la locale banca centrale e la locale Consob hanno detto alle banche: voi avete appioppato questi bond subordinati alle famiglie che non le dovevano avere, non dovevano averle nel loro portafoglio, ve le ricomperate. Non che salvate le banche a danno della povera gente, è un atto criminale che va perseguito. La regia ci sta sfumando, però due minuti veloci, multi online, poi ci ritorneremo, però secco proprio. Ma questo è proprio il paese alla rovescia, uno paga, vuole pagare, ma come? La digitalizzazione, sì. Tutta questa propaganda, uno paga con gli strumenti più veloci e viene multato, cioè questo si tratta, per dirla a chi ci ascolta, che c'è la possibilità di pagare entro 5 giorni una multa ricevuta con lo sconto di un terzo. Chi ha pagato viene multato, chi ha pagato alla posta no, chi ha pagato online viene multato. Questo è il paese alla rovescia. Per ulteriore beffa ai pensionati, il vecchio telefono, quello che vedete nei film, il telefono bianco, quello di Bacchelite Nero, che molti hanno ancora questo, che sta succedendo? La Team Telecom gli sta ancora succhiando il sangue. Beh, c'è un quasi raddoppio, addirittura si reintroduce lo scatto alla risposta, e più si raddoppia il costo della chiamata. Anche qui, insomma, siamo senza parole.
Il saluto finale, Presidente Elio Lannutti, alle telespettatrici e telespettatori dell'ambiente, però loro si chiedono, ma i parlamentari dell'opposizione o coloro i quali dicono che faranno opposizione, come fanno a sentire la voce? Come si possono organizzare? Cosa può accadere nel bel paese? Io sto girando l'Italia con i ragazzi del Movimento 5 Stelle. Ogni fine settimana mi sono fatto quasi tutta l'Italia in questo tour delle banche per informare, perché Di Vittorio, quel grande sindacalista di Cerignola, quel grande segretario della CGIL, diceva che bisognava informarsi per farsi una coscienza. Non toglietevi il cappello davanti ai padroni, informatevi, uscite dall'analfabetismo. Quindi noi stiamo cercando di informare. Ma lei vede un'opposizione? Io non vedo opposizione, io vedo solo conformismo. Vedo una RAI militarizzata, dove gli amici degli amici vengono promossi. Vedo che noi siamo obbligati a pagare il canone in bolletta, e anche questa è un'altra prepotenza, un'altra tracotanza. Allora, l'unica cosa che bisogna fare, chi ci ascolta, conoscere per deliberare. Non lo dicevano i marxisti, lo diceva un liberale come Einaudi. Per formarsi una coscienza bisogna informarsi e bisogna fare in modo che questo paese, divorato da corruzione, illegalità, evasione fiscale, rinasca, ritornino i valori di preparazione, di onestà, di solidarietà, della politica come servizio al bene comune, all'interesse generale, non asservita alle cricche di potere. Purtroppo, lo dico con rammarico, questo governo è stato una grande delusione. Toglie i diritti, toglie ai poveri per dare ai ricchi. Questo Robin Hood alla rovescia. Ci sarà il referendum costituzionale. Ce ne saranno due. Uno... No alle trivelle. Ci costa 300 milioni per non averlo accorpato alle elezioni amministrative. Questo. E ci sarà l'altro sulla riforma costituzionale. Abbiamo una grande occasione. Possiamo mandare a casa il governo della ruota della fortuna. Bocciamo quello stupro della Costituzione. La fortuna per pochi e il dolore, il danno per molti. Noi ringraziamo dalle studi del Consorzio dell'Ambiente il presidente nazionale dell'ADUSE Elio Lannutti, giornalista, già senatore della Repubblica. Lo invitiamo prossimamente ai nostri studi, perché almeno possiamo dare un'informazione che voi altrimenti mai ascolterete. Grazie, Lina, alla regia, rimanete con noi. Grazie.